Il caro benzina vi spaventa? E allora fatevi ispirare dagli anime. Prendete ad esempio la canguresca famiglia Bootman, dove c'era solo lo stipendio di lui. Moglie casalinga, due figli voraci, una piscuana acquisita e lui che si spostava insieme a tutta la famiglia con il carro che ci vuole. Oppure si utilizzavano le quattro zampe motrici della pecora, perché gli animali sono sempre stati sfruttati con gioia negli anime. Anche sull'Olimpo, dove non dovrebbero mancare i soldi, Apollon girava comunque sulla papera volante, che con una manciata di becchime ti arrivava fino ad Atene, a bassa velocità pure a Creta. Certo, per i più tradizionalisti c'era il banalissimo cavallo. Se hai un cavallo, svolti, con qualche chilo di biada, vai da Parigi e Versailles, che è un piacere. Quindi Oscar, Simone, compagnia belligerante erano a posto. Ma anche tutta la cricca di Candy, tutti felici e contenti a cavallo. Beh, tutti meno Anthony. Ecco, lui no. Ma vabbè. Il bello del cavallo, per noi ma non per lui, è che ci potevi attaccare comunque il carro, quindi pure lo zio Kevin e quell'estenuante di Pelin hanno potuto girovagare felici e contenti per mezzo pianeta. Se poi usate il power up sostanze psicotrope nella posologia di 2 grammi, ecco che ottenete pure il modello volante di Anna, con l'aggiunta di fiori svolazzanti, senza contare che Anna... Le sostanze usate dalla rondinesca Anna sono le stesse peraltro usate da Heidi. Quelle che le permettevano di vedere capre salutanti e monti sghignazzanti sono le stesse che le permettevano di usare le nuvole per spostarsi a impatto zero. Anche se, quando si parla di spostamenti via aereo, la protagonista indiscussa è Fiorellino. La mongolfiera che ti consente di portare in giro per tutto l'orbe terraqueo pure il tuo gatto che pasteggia diamanti che non vengono defecati nemmeno nel giro di non si sa quanti episodi. Ma la mongolfiera piace negli anime, ci sono pure i due mezzi sconosciuti, Temple e Tantan. Ecco, in cielo, la Ma se vi piacciono le tutine aderenti e magari vi va anche di rubare un tomondo scrofalo, Kelly Sciletati consigliano un pratico deltaplano, pure due ali posticce che però vi consiglio di provare a bassa quota che non mi sembrano molto stabili. Certo, sempre più stabili di uno scialandoso ombrellino col pizzo di quella maghetta scosciata oppure di una scopa, quella di Ciappi. Boh. Per chi vuole mezzi di trasporto meno banali, beh, che dire di Titi Lemitil. La ciabatta spaziale, così potete prendere le vostre Crocs e Spadrilla se finalmente sapete che cosa possono servire quelle cose orrende. Oppure fatevi ispirare da Flo. No, non dalla banalissima famiglia che realizza una bagnarola antinaufragio, ma credibilissime bolle, volendo per i più ardimentosi pure nella versione sommergibile. Ma se le bolle non vi danno fiducia, Flo consiglia altalena di fiori trascinata da pennuti. Oppure chiedete ancora a Pelin come si fa a volare aggrappandosi ai soffioni, perché spesso siamo costretti ad attaccarci al cactus volante. Poi gente, oh, si può sempre andare a piedi, eh? Le Sailor hanno corso per 5 stagioni, non si sono mai lamentate, ma se proprio proprio usate i pattini. Ma non quelli di You, che c'ha quel largagno davanti che va sicuramente a benzina, quindi vi costa, state lontani. Fate come Sakura, che trovava sempre strade in discesa sia all'andata che al ritorno, ma... Insomma, visto quante alternative? Come dite? Votate la ciabatta volante. Vabbè, io mi arrendo.